È da una settimana che non accendo l'Aerox. Partirà ancora al primo colpo? Scopriamolo. Direi che l'abbiamo scoperto. Dopo una settimana che non accendi l'Aerox, non parte più al primo colpo. Molto bene, ragazzuoli. Non vedete l'MT da una settimanella all'incirca. E molti mi hanno chiesto il perché. Perché non vi porto più l'MT sul canale? Allora, l'MT non è stata venduta, non è in vendita e non ho intenzione di venderla. Se un mezzo non lo vedete sul canale per un po' di tempo, è perché gli sta succedendo qualcosa. E dato che all'MT mancano più poche cose, potrete già immaginare che cosa ci sto facendo. Solo che, come giusto che sia, ci vuole un po' di tempo. E in più questa settimana in particolare sono stato male perché ho avuto un raffreddore, forse qualche linetta di febbre, e avevo un catarro che non finiva più. Mi sono dedicato poco ai motori, ma ho preferito lavorare fisicamente e starmene a casa a riposare. Quindi tranquilli ragazzi, perché i video con l'MT ritorneranno anche molto presto. Ma per ora che ci sto facendo appunto questi piccoli e ultimi, perché saranno gli ultimi upgrade, vedrete tanto l'Aerox, anche perché ho visto che i video con l'Aerox vi piacciono veramente veramente tanto. Ma adesso facciamo un po' più i dementi, perché stiamo facendo troppo i seri, vi sto parlando troppo seriamente. Quindi ci dirigiamo in zona che ci sta aspettando il compagno di impennate e andiamo a fare un po' i deficienti. Ciao, tutto bene tu? Può andare meglio. Minchia, ma qua ad Asti ci stanno rubando un botto di moto. Ma avranno rubato tipo 30 moto in un anno. Oh, li ho aperti sti guanti. Qui, anche qui. Suoi, perché lui... Voglio provare a grattare un po' più della mano. Oh ragazzuoli, allora, tu sei l'addetta alla fotocamera. Io provo a grattare il gomito. Dovete caricarmi, capito? Perché si sa, come facciamo noi in bici, se ci si carica si riesce a fare le cose. Si fa le cose. Ok, adesso proviamo a grattare un po' più della mano. Quindi invece che grattare solo la mano, proviamo anche a grattare tipo il gomito o cose del genere, vediamo se è fattibile come cosa. Ok, ho fatto tutta la mano. Wow, sono un po' sbilanzato. Allora, è fattibile come roba, però non è facile. No, senza la mano si alza però, Voglio vedere se full gas si alza. No.
O meglio, forse sì. Edoardo, si riescono a fare due clip che mi seguite? Io non ce l'ho io. Cioè, non guido io. Usiamo il 125, tanto, sì. Tanto vai piano con l'Arex. Sì, ma quello in doppio non va. Vai. Sì, ma vai. Tanto vale. Usiamo questo che usi quello. Il rumore, sì, dai. Almeno sei sicuro che ti sta di fianco. Ma gli stai di... Zio, ma tempo che prendi. Edoardo, no, il solletico no. Metti lui il cazzo. Aia, il capezzolo. Edoardo. Non volevo scatenare una guerra, volevo un video, due video, tre video. Io sto aspettando. Chi ha il telefono migliore? Lui fai il video col tuo. C'ha la Huawei lui, lascia stare. Huawei. Bene, ciao Eduz. Stiamo divertendo. Sì. Wow, quanto è bello sto. Molto bene. Anche oggi abbiamo impennato, abbiamo provato a grattare il gomito. Non dico che ci sono andato vicino, però guardando il video, per ora è stato il mio record di aver grattato la mano. O comunque quel che riuscivo, perché sono andato veramente veramente tanto giù. Ovviamente il freno idraulico è tutt'altra cosa del freno a filo che avevo sul booster. Quindi sono due cose completamente diverse. Adesso mi dirigo verso casa, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi. E noi ci vediamo ancora al prossimo video. Un salutone, un bacione e bella guys! Il ventesimo piano, ho del mar 50° crono. Non ho idea di che pesi muoviamo. Soldi come 20° plomo. Anni fa fuori un pessimo podio. Frate mi sembri lì che ti splits. Posa il micro, rifallo di nuovo. Zala insegna, tu ripeti il trick. Mio fratello per le vie del centro accende e fuma un personal. In via Dante, a guardarti non ci stai più dentro. Non ti serve un personal, ma un badante. In quei posti qui da un po' di mesi mi invitano. Adesso fra mi sento a casa. Non un ospite, TV spenta perché le persone le fate ignoranti. Come ospite, tra se fossi in te lascerei quella merda che fai perché indietro un fossile. Se tu fossi me cacceresti le troie ed arresti quei soci due posti in back. Con le barre io fra non ho smesso mai. Pensi che mi do il pop come questi qua. Non guardare che faccia da fesso c'hai. Quasi potresti vincere il festival. Se lo accelera il battito faccio cash in un attimo. Me li porta una gaffi su in cima ad un attico.